per le interviste di FinTV a Cine, le giornate di cinema di Riccione. Siamo in compagnia con Beniamino Placido, che è il direttore della divisione cinema di Notorious. Benvenuto, ciao. Grazie. Eccoci ciao. Qua. Ciao. Anche voi listino veramente, veramente ricco e vario soprattutto. Esatto. Vuoi esatto. Cominciare a dirci tu qualcosa in generale? Sì, proprio la caratteristica che contraddistingue la nostra offerta per il secondo semestre 2017 è proprio la varietà del prodotto, tant'è che passiamo dal genere, dall'animazione all'horror, dalla commedia al genere drammatico, dal thriller al fantasy, fino anche alla produzione italiana, che è il film, un film sul quale puntiamo molto, è prodotto da quelli di Chimera Film, e vede come il titolo è Il Contagio. È un film chiaramente che parla e descrive quello che è il contesto degradato della periferia urbana italiana e tratta anche un po' le tematiche di Mafia Capitale. È un film molto duro, recitato benissimo dai protagonisti, che sono anche in una veste un po' insolita per quelle che sono le loro abitudini, diciamo per i ruoli per i quali siamo abituati a vederle. Sto parlando di Vinicio Marchionni, Vincenzo Salemme e Anna Foglietta. Veramente è un film che ci è piaciuto subito dall'inizio e speriamo, ecco, che venga accolto positivamente dal pubblico. Sì, tre attori straordinari. Sì. E, diciamo, Vincenzo Salemme è davvero in un ruolo completamente diverso, perché non esatto. È una commedia. No, questo non contagio. È una commedia. Come ho detto, è un film drammatico, un film attuale. Ecco, io tratto dal romanzo di Walter Sidney. Esatto, premio Strega. Quindi, cioè, diciamo che dietro c'è della sostanza notevole. Salemme è veramente curioso questo ruolo, non voglio svelare troppo, però ecco, fa la parte di un professore omosessuale, quindi ecco. In quel contesto che dicevi prima. In un contesto degradato, di periferia degradato, il contagio è perché comunque, il contagio è perché ogni persona vuole comunque, è assetata di ricchezza, vuole essere un qualcosa di diverso da quello che è. Diciamo che anche il tocco dei due registi è stato veramente leggero e favoloso, oserei dire. Importante, sì. È importante. Passiamo invece a qualcosa di completamente diverso. Sì. Per esempio, sì. Amityville il risveglio. Io sono un appassionato di horror, quindi qualcosa anch'io, mi devi guarda, dire. Anch'io sono cresciuto con i film horror. Quindi qualcosa mi devi dire su Amityville. Guarda, allora, chiaramente la cosa che mi ha colpito di Amityville, che te sei... L'hai già visto il film? Sì, sì, no, l'ho visto, ho fatto già il trailer. Allora, praticamente è una storia vera. Cioè, che te devi sapere che se te vai su Google Maps e metti Ocean Avenue 12, ti appare veramente la casa che è la protagonista di Amityville, perché Johnny DeFeo veramente è esistito in carcere tuttora per aver sterminato tutta la sua famiglia, padre, madre e tre fratelli. Non si è mai capito il motivo, non si è mai pentito e non si è mai capito il motivo per cui l'ha fatto. Quindi diciamo che questo film, che è, diciamo, credo l'ultimo episodio di tutto il franchising, si chiama proprio Il Risveglio perché la casa dopo 40 anni esattamente si risveglia, perché il 75 il film è ambientato nel 2015 e siamo molto probabilmente verrà anche svelato il perché si scatena la furia omicidia all'interno degli abitanti. Ovviamente di non puoi spoilerare. Guarda, perché è un horror. Spoilerare, però... Comunque, no, la cosa interessante è che l'ambientazione è contemporanea, perché è sono contemporanea, 40 anni dopo gli eventi. La cosa che mi ha colpito personalmente nel vederlo il film è proprio che c'è questa commistione tra la realtà, quindi immagini reali, e il film, quindi è veramente un qualcosa, viene proprio anche raccontato forse per la prima volta, perché mentre gli altri Amityville partivano dal presupposto, no, che c'era una storia in cui Johnny DeFeo ammazzava la famiglia, qua invece è già successo e quindi ci sono tantissimi riferimenti alla storia vera, e questo veramente per me in un horror è insolito, un po' come la Conjuring, non so se sì, hai presente, certo, che si certo. Basano su fatti che sono realmente accaduti. Certo, e invece un altro film che è particolarmente atteso, che possiamo considerare appartenente a un altro filone, a un altro esatto. Genere molto interessante, che è quello del carcerario. Sì, prison carcerario. Movie. Prison Movie. La Fratellanza, ecco, esatto. Anche qui cast importante, perché c'è Nicolai Coster-Waldau, che tutti conoscono. Sì, infatti, giustamente adesso Game of Thrones, 17 luglio c'è la settima stagione del Trono di Spade. Quando esce La Fratellanza? La Fratellanza esce il 7 settembre, che più o meno è proprio quando finisce la settima stagione in Italia del Trono di Spade. Storia completamente diversa. Allora, però. Guarda, questa è una storia completamente diversa ed è un film che può essere visto, se vogliamo, sotto due filoni. Cioè, c'è la parte più proprio da prigione, quindi la vita del carcerato e di come bisogna reagire e cosa si diventa degli animali all'interno di un carcere per poter sopravvivere, e la storia più profonda di questo proprio il cambiamento che ha questa persona, perché praticamente da un incidente, perché aveva bevuto un po' troppo, non si è fermato a un semaforo, ma un incidente che può capitare a chiunque, a qualsiasi persona, purtroppo viene messo in carcere. In America sai benissimo che non c'è distinzione, cioè lì l'omicidio colposo viene
in carcere ci vai e ci stai, e purtroppo vieni messo. Non c'è la prescrizione. No, non c'è la prescrizione, ma non solo, ma vieni messo, questa è una cosa che non sapevo, non vieni messo coi carcerati, diciamo, colpevoli di reati leggeri, vieni messo coi carcerati colpevoli di reati di violenza pesante, quindi ti ritrovi con gli omicidi di qualsiasi livello, e quindi chiaramente la tua sopravvivenza è messa subito a repentaglio. Quindi c'è la trasformazione di questo uomo, il film è proprio sulla trasformazione sia interiore che fisica di questa persona, del protagonista, di Nicolai, che da uomo qualunque, padre di famiglia, marito perfetto, diventa invece uno degli elementi più importanti, più cattivi, violenti della fratellanza ariana. In effetti sulla carta e anche dal trailer sembra uno dei film più interessanti del listino. Cambiamo genere, guarda, l'ultima domanda te la faccio proprio per così, facciamo vuoi cambiare genere, non vuoi andare su Pablo, ok, va bene. Sì, no, in effetti, anche quello, perché voi distribuite Pablo Escobar, sì. Allora ci dici due parole su Pablo Escobar e poi concludiamo cambiamo. Su Nonno questa volta è guerra, così una commedia classica con Robert De Niro. Benissimo, allora guarda, e poi sì, se si può anche su Nat Job, giusto due paroline, sì, perché certo. Allora, Pablo Escobar è forse il film più importante che abbiamo nel listino, sicuramente da parte nostra il più atteso, perché oggi tutti parlano, anche grazie al successo della serie Narcos su Netflix, di cui ci sarà ora a breve in autunno la terza stagione, del narcotrafficante Pablo Escobar. Diciamo che secondo noi questo è il film definitivo sulla vita, e la novità è anche sugli amori di Pablo Escobar. Infatti c'è la frase di lancio del film, che poi è tratto da un libro, Loving Pablo, Hating Escobar, secondo me riassume tutto quello che è il film, perché è la storia di come Pablo è diventato Pablo Escobar, ma anche della sua relazione clandestina con questa giornalista famosa, interpretata da la sua moglie nella vita reale, Penelope Cruz, che per l'appunto fa capire quanto anche in un uomo così potente, perché poi non svelo nulla, però comunque sappiamo che uno dei motivi per cui è stato preso è stato proprio questa giornalista, come poi è successo anche al Chapo, ti ricordi? Certo, in Messico. Più recente. Però guarda, vogliamo ricordare famoso, che il protagonista, che è fondamentale. Javier Bardem, guarda, infatti stavo dicendo, la cosa più bella di questo film sicuramente è l'interpretazione magistrale da pelle d'oca di Javier Bardem. Noi abbiamo avuto la fortuna di vedere quest'estate, all'FM a Los Angeles 10 minuti del film, e devo dire è un'interpretazione da brividi. Io credo che dopo di lui non ci potranno essere altri Pablo Escobar, okay. Perché quando... poi lui è specializzato nel ruolo di villain, anche se è visto in James Bond, si è visto ora in Pirati dei Caraibi, ma qui veramente, poi spagnolo, quindi Pablo è colombiano, veramente c'è questa commistione tra inglese e spagnolo che lo rende eccezionale. Più o meno sapete già quando potrebbe essere? Guarda, dipende, stiamo aspettando alcune risposte. Il lancio, certo. Però ecco, autunno. Ok, allora tu mi volevi dire due parole Nat Job, su Nat Job. Sì, che è il secondo episodio di questa divertentissima epopea di animali che sono sempre, gli animaletti che sono sempre alla ricerca di un luogo, di un parco naturale dove vivere, dove poter stare in tranquillità, e dove c'è sempre il cattivo di turno che crea, che vuole distruggere il parco, come succede poi nella realtà, per creare un parco giochi. Ecco, la novità di questo episodio è che che tutti questi animaletti lotteranno al ritmo di Andiamo a comandare di Rovazzi, e quindi siamo felici Il sottotitolo è Tutto molto divertente. Esatto. Allora io ringrazio moltissimo Beniamino, sì, Placido, e guarda, non si danno premi qui a Cine, ma se ci fosse il premio per il listino più vario sarebbe sicuramente guarda, a Notorious Pictures. Ci riempie veramente di orgoglio, perché è proprio una scelta ponderata e ragionata. Insomma, siamo contenti, ti ringrazio veramente, un bel complimento. Grazie mille, grazie a te. Ciao.